Ciao a tutti, come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic, tutto quanto è Lenormand e proprio con il petit Lenormand oggi andremo a vedere chi è questo qualcuno che interrompe il silenzio tra voi. Un silenzio che non è detto che sia per motivi romantici o sentimentali, c'è silenzio tra voi e un'altra persona. Ovviamente io come sempre all'inizio sono aperta a qualunque tipo di situazione, quindi per adesso la lasciamo sul vago. Naturalmente andremo a vedere e speriamo che esca anche qualcosa che accontenti anche coloro che non hanno di curiosità di tipo appunto romantico, ma magari un silenzio tra due amici, tra due colleghi, tra parenti, insomma, vedremo che cosa salterà fuori. Vi ricordo come sempre che sono stese queste rivolte a tutti senza distinzione di genere o di orientamento, che per comodità tutti quanti voi siete rappresentati dalla carta 29 che è la dama, perché sono io che le stendo per voi. E che una volta che avrete scelto la vostra variante trovate i timestamps direttamente nella descrizione del video, basta cliccare su leggi tutto e trovate la descrizione del video e ci sono appunto i timestamps. So che siete quasi tutti molto pratici qua su YouTube e sapete come si fa, però ogni tanto lo ripeto perché può essere che qualcuno sia appena arrivato non solo sul mio canale ma anche su YouTube, quindi mi sembra giusto. Sempre nella descrizione trovate anche indicazioni per richiedere consulenze, so che ci sono anche dei link alla pagina del sito che in questo momento è in manutenzione. Ne approfitto innanzitutto per scusarmi, ma come insomma purtroppo sapete le cose si sono un attimo arrestate e il sito era in manutenzione, nel senso che stavamo facendo tante cose, soprattutto per rispondere alle vostre esigenze, alle vostre richieste, ai vostri suggerimenti. Si è un po' impallato tutto, nel senso che è rimasto fermo per tutto il periodo in cui io non ho potuto occuparmene, ma riprenderà, anzi non è che riprenderà, ci sto già lavorando da subito perché per me lo sfogo è proprio occuparmi di cose, neanche, cioè, sarebbe stato bello potermi occupare come carattere, no, di cose un pochino più soft, ma no, io devo andare giù come un panzer, quindi il lavoro continua, va solo un pochino più in ritardo, ma vedrete che insomma stiamo lavorando soprattutto per incrementare la sicurezza, per incrementare le possibilità di muoversi non solo sul sito, ma come vedrete anche da altre parti, quindi tante cose che tengono conto di tutti i suggerimenti, di tutte le esigenze di chi vuole avere una navigazione sicura e anche divertente, quindi avere anche tante cose da fare sul sito. Intanto ne approfitto per ringraziare ancora una volta tutti coloro che mi hanno mandato i propri messaggi di solidarietà e di cordoglio, grazie davvero, grazie e grazie ed è un grazie di quelli sentiti, anche perché, lo ripeto, io se non sento una cosa non la dico, chi mi conosce sa che dico la verità quando mi do della scorbutica, è vero, e quindi questo grazie per me veramente viene dal cuore. Bene, con questo non vi faccio dormire ulteriormente, le varianti sono due tra le quali potete scegliere. Oggi andiamo di super tradizione di nuovo con le piatniche, che te pareva che magari mettessi mai una carta di quelle carine sul fondo, beh, così vedete che insomma le carte ci sono proprio tutte. E dall'altra parte, qui mi è andata meglio, abbiamo quelle del gufetto rosso, eccole qui, che sono queste con la filastrocca, ecco appunto, che io quella che consiglio sempre di non leggere mai ai miei corsisti, però sono molto graziose anche queste. Potete scegliere o Piatnik o Gufo Rosso e andiamo a vedere chi è che interrompe il silenzio tra voi in tempi, speriamo, molto brevi. Di solito io quando faccio questi interattivi mentalmente mi do dei tempi brevi, anche perché sapere che qualcuno interrompe il silenzio fra un anno, sì, può essere interessante, ma bene, quindi secondo me avete già scelto, io faccio conto di sì, mettiamo da parte il mazzo della seconda variante, siamo qui, andiamo a vedere che cosa è successo per far arrivare tra voi questo silenzio, di chi si tratta, o meglio, qual è la situazione, non l'energia, qua proprio andiamo nello specifico. Ci sono un po' di cosucce da dire su questa situazione. Questo è il Tige, ricordo, non è il Petit Lenormand. Se volete fare corsi o se volete imparare a leggere il Petit Lenormand, non solo con me, per carità, questo non è il Petit Lenormand, è il Tige Lenormand, quindi non è quello che useremo poi nella lettura. Allora, mettiamolo laggiù, vediamo che cosa c'è uscito qui. Allora, qui abbiamo di fatti una comunicazione. Un inganno,
Ah, e qui abbiamo una persona che fa da intermediario, quindi una notizia che io più che inganno qua, direi che qua è successo qualche cosa che vi è stato riportato da parte di qualcuno, più o meno ingenuamente, secondo me con l'intento di aprirvi gli occhi. Da quel momento non è un vero pettegolezzo, cioè sempre pettegolezzo se qualcuno vi riporta qualcosa dettogli da qualcun altro, chiamiamolo come vogliamo, però insomma è sempre pettegolezzo. Però diciamo che questa volta è stato fatto con l'intento di aprirvi gli occhi e si è creato un muro tra voi e la persona che stava dall'altro capo della situazione. Quindi ora non avete contatto con qualcuno di cui vi è stato riferito un comportamento scorretto. Vediamo, andiamo ad aggravare i toni. Vediamo, copriare. Infatti qua non siete stati da soli. E c'è da riparare. Allora, innanzitutto qua ci risottolineano il fatto che questa situazione di silenzio è stata causata, anche se non per forza con intenti malevoli, però da qualcuno che si è messo di mezzo. Quindi voi da soli non vi sareste mai accorti della scorrettezza fatta dall'altra persona se qualcuno non ve l'avesse riportata. Quindi qualcuno vi ha un po' aiutato, forse ne avreste fatto anche a meno, però poi alla fine dei conti meglio così. Qualcuno vi ha aiutato ad aprire gli occhi sulla scorrettezza della persona in questione. C'è da riparare qualche cosa, quindi voi siete in attesa, forse direi in attesa di scuse, in attesa di una spiegazione che fino adesso evidentemente non è arrivata perché siamo in una situazione di silenzio e questo è poco ma sicuro. Vi aspettate una riparazione, un mending proprio, no? Un mettere a posto le cose. Allora, non è assolutamente detto che si tratti di sentimenti. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo la voce interiore e maturità. Allora, qui le energie vi stanno un po', non dico tirando le orecchie, però vi stanno dicendo, ma tu ti aspetti una spiegazione, però anche tu non è che hai dato molto l'opportunità a questa persona di spiegarti perché ti sei basata su quanto ti è stato riferito. Ok, forse voi questo un po' ve lo state anche dicendo da soli. Non è vero che non si parla da soli, si parla tantissimo con se stessi. Qui c'è questa voce interiore, non a caso si chiama così, che vi sta dicendo: beh, allora, magari le cose miglioreranno, certo però che forse sono stato un po' avventata, forse avrei dovuto approfondire meglio. Vediamo. Mi dispiace tantissimo per aver interrotto i rapporti con questa persona. Mi dispiace così tanto che più passa il tempo da questo distacco, e più rimpiangete di non essere stati abbastanza precisi nel esaminare la situazione. Più passa il tempo, più rimpiangete di essere stati avventati. Attenzione qua. E c'è del rimpianto anche dall'altra parte. Quello che manca su questa persona, sulle sue energie, è questo vostro rammarico. Qui non c'è il rammarico di non aver fatto abbastanza. Questa persona risulta essere stata presa alla sprovvista. Con questo non voglio dire che non abbia fatto nulla di male. Adesso andremo a vedere. Però non si aspettava una reazione così da parte vostra. Si aspettava una trattativa, invece si è sentito proprio con questo 9 di spade, zac, no? Improvvisamente, come un incubo, proprio 9 di spade quello dei rider,
svegliarsi nella notte e dire oddio, ma cosa è successo? Mentre fino a un minuto prima andava tutto bene. Allora, voi che tirate da una parte dicendo forse ho esagerato, questa persona che tira dall'altra dicendo ma non è possibile che sia successo, in mezzo c'è qualcuno che ci ha messo becco, qui comunque da qualche parte questa situazione tende alla risoluzione, anche se forse voi adesso pensate di no. O meglio, pensate di no, ma sperate di sì. E appunto che siete disposti, come state facendo, a fare una sorta di esame di coscienza, no? C'è qualche cosa che vi mette a disagio, non tanto rispetto a come si è comportata questa persona, ma come vi siete comportati voi. Andiamo a vedere, a questo punto a me interessa anche capire, però, se nel cosiddetto intermediario, no? Questa persona che si è messa tra voi e vi ha raccontato cose, c'era anche un intento, qua no, qua sembra di no, ma un intento malevolo. Quindi, eccezione alla regola, io voglio vedere anche le energie di questa persona. No, è una persona che ha ritenuto che per voi fosse un'ingiustizia il comportamento che stava assumendo costui o costei nei vostri confronti, ha fatto un atto di forza, vi è venuta a sbattere sul muso, guarda che sta succedendo questo, che poi possa essere un tradimento in amore, una scorrettezza sul lavoro, una scorrettezza in un ambito familiare o di amicizia, per qualcuno che si è messo come paladino in vostra difesa, buttandovi addosso una cosa pur di farvi interrompere i rapporti perché secondo lui o lei in questo modo riequilibrava proprio la giustizia nei vostri confronti. Un ego piccolissimo, proprio no? L'angelo vendicatore, però non l'ha fatto per un suo interesse personale. Quindi abbiamo tre persone, voi da una parte che pensate che forse sareste dovuti andare a fondo e il cosiddetto o la cosiddetta colpevole tra cui se, tra questa persona e voi si è creato questo silenzio e in mezzo la persona che è andata a provocare questa frattura riferendovi senza mezzi termini qualcosa che vi ha fatto reagire in questo modo. Chi lo rompe il silenzio qua? Per adesso è dura, per adesso nessuno, perché qui c'è il desiderio di ricostituire la cosa, ma tutti e due avete una paura terribile. Voi avete anche del disagio, quindi sicuramente non lo fate. Poi voi siete comunque, vi sentite nella condizione di chi deve avere una spiegazione per cambiare il proprio punto di vista, salvo poi dire forse ho esagerato, però non vi spostate di lì. La persona che avete in mente con cui si è creata la frattura dice qui, oh, mi sono già preso una scura in mezzo alle orecchie quando dormivo, meglio se aspetto un attimo. Il cosiddetto intermediario, non richi quei servizi non erano stati richiesti, dice qua ho già fatto guai una volta, lasciamo che se la vedano loro, comodo, eh? Infatti è comodissimo, a 9 di coppe. Uff. Allora, questa è una cosa riferita, poi riferita, poi riferita, poi questo è un telefono senza fili. Io ho dei dubbi sull'autenticità di quanto vi è stato riferito, ma non per malafede di chi vi ha portato il messaggio, ma perché vi è stato riferito non qualcosa di visto, ma qualcosa di riportato da qualcun altro. Ecco perché c'è questo squilibrio, ecco perché questa persona qua che voi avete escluso è così stupita, perché probabilmente non sa, cioè quello che vi è stato riferito non è quello che è successo e quindi si è sentito rinfacciare qualcosa che non gli risulta. Qui c'è proprio un bel pastrocchio da risolvere, mamma mia. Allora, andiamo a vedere qual è. Ma capitano queste cose, guardate, capitano. Soprattutto quando in questi casi si agisce con rapidità, no?
Eccolo qua il matto. Il caos, dove va? Eh sì, va a un pensiero strategico, un pensiero convulso, ha una mentalità contorta, ha un mentale un po' troppo accentuato, ha un legame che ormai, insomma, ne ha viste un po' di tutti i colori, sempre per fatti soprattutto mentali. Esiste questo legame tra voi, e lo ripeto, qua ancora non stiamo esplicitamente parlando di cose sentimentali, però non vi riconoscete l'uno nell'altro. Questa persona non vi riconosce come atteggiamento, quindi da aver interrotto senza spiegazioni, senza dare possibilità di spiegazioni. Voi siete ancora basite da quello che vi è stato riferito che abbia fatto, perché non riconoscete in questi comportamenti la persona con cui eravate in rapporti, insomma. E difatti è giusto che non vi riconosciate l'uno nell'altro, perché nessuno dei due ha la versione autentica, perché tutto si sta basando su o un'enfatizzazione o una deformazione della realtà dei fatti. Insomma, qui qualcuno comunque rompe questo silenzio. Andiamo a vedere che cosa succede. Aiutaci tu. Allora, non c'è dubbio che qui c'è questo desiderio di recuperare gli antichi fasti. Io qua non vedo una situazione sentimentale, se posso dire la mia, qua vedo una situazione che è di lunga data, potrebbe essere di lunga data anche l'inizio del silenzio, una situazione dove si dava per scontato il fatto che i rapporti fossero chiari, quindi può essere un'amicizia di quelle super solide da cui non ci si mette mai al riparo, non ci si pone neanche mai il problema, mi devo o non mi devo fidare. Sono quelle cose che sono così da sempre. Può essere anche un rapporto con una persona di famiglia, in particolare rapporto madre-figlio, quindi non fratello e sorella, più che altro in questi casi, come vedete qua, facciamo riferimento a una persona più grande di noi, o noi siamo la persona più grande, insomma, comunque c'è questo dislivello proprio di età. Potrebbe anche essere qualcosa di lavoro, ma anche qui stiamo parlando di un rapporto con un collega di cui ci si fida molto, e uno dei due, verosimilmente il collega, è qualcuno di più anziano, magari anche come anzianità, non necessariamente come età. Stiamo parlando di cose di questo tipo. Naturalmente, poi vedremo se il messaggio qua sarà ancora abbastanza generico, si può anche declinare in campo romantico, sentimentale, però per quanto vedo io, qui è proprio uno di quei classici casi in cui amici da tutta la vita, fiducia sempiterna, e improvvisamente ti vengono a dire: ma lo sai che ha fatto o ha detto questa cosa? Presi dalla furia, si rinfaccia tutto quanto, e poi però rimane tutto fermo, rimanete soli, ognuno nella propria posizione, non capita più niente e si inizia a sentire il peso della solitudine e a farsi degli interrogativi. Lusinga, segreti, risorse. Ma questo intermediario di cui abbiamo guardato le energie è qualcuno che ha un'alta stima di voi, ma che sicuramente in parte voleva anche mettersi in luce, non per altri scopi, ma per far vedere quanto era bravo nell'aver sgamato una scorrettezza che non vi rendeva giustizia. Attenzione, perché qui ha esagerato, ha proprio esagerato. Il silenzio che c'è tra voi e la persona in questione non è
motivato almeno a questi livelli. È successo qualche cosa. E voi ci state male per questo silenzio. Ma non è quel qualche cosa che pensate. Sono proprio curiosa di vedere che cosa uscirà. Qualcuno esce dal silenzio dopo averci pensato bene ed è questa persona che viene verso di voi. Ok, qui basta intermediari, prende la decisione e l'energia al momento proprio che balza addosso da questo taglio è che qui il silenzio mantenuto tra di voi, silenzio che però è sempre stato con un occhio vigile su quello che stava capitando, quindi da lontano vi siete osservati, o almeno questa persona ha osservato voi. Adesso c'è questa energia di uscire dal recinto di questa torre e di venire verso di voi. Quindi non c'è dubbio adesso su chi fa questa mossa, su chi rompe il silenzio. Ok, eh sì. Urca. Allora, che succede? Succede che qui, dopo tanta confusione, qui arriva un'occasione di cui che non si lascerà sfuggire costui o costei, e ancora senza sapere bene come fare o sapere bene che cosa sapete, cosa vi è stato riportato, ma con la grande intenzione di recuperare, viene verso di voi per ristabilire proprio la frequentazione, ma soprattutto per ristabilire i contatti dopo un periodo in cui, ecco, vedete qua, più che definirlo silenzio, è come se fosse un banco di nebbia, no? Abbiamo le nuvole. Questo banco di nebbia ha portato alla torre che abbiamo visto al taglio, ma queste sono le nuvole, quindi è proprio un distacco per motivi che non sono chiari, dei fatti che hanno portato al distacco, che sono nebulosi, cioè le nuvole comunque ricordatevi che sono anche passeggere, e di fatti qui c'è un'occasione che dà la possibilità di un nuovo flusso di energie tra di voi. Abbiamo visto che è questa persona. Allora, questa persona sta proprio per rompere il silenzio, perché l'occasione le è appena barilata in mente di quale occasione può approfittare. Può essere anche sapere che siete in un posto e presentarsi lì, o sapere vedervi sui social o vedere qualcosa e approfittare di qualcosa che vede. Ha già pronto quello che vuole dire, la spiegazione che vuole dare, però questa è una cosa che è bene che sappiate. Non sa bene che cosa trova presso di voi, però si manterrà abbastanza criptica su quello che ha saputo di quanto è successo, perché prima vuole sapere da voi che cosa vi è stato riferito. Non vi preoccupate, perché questo è un modo di rompere il ghiaccio, quello che avrà assolutamente, che vi metterà a vostro agio, non sarà un interrogatorio, anzi vi farà molto piacere, vi sentirete quasi liberati, perché ripeto, qua c'è molto chiaro in questa stesa che voi iniziate a dubitare di come vi siete comportati, pensate di aver esagerato. Questa persona vi tende la mano, approfitta di un'occasione, o si materializza in un posto dove sa che ci siete, o vi appare un suo messaggio in chat o su social. O anche magari vi lascia un bigliettino, può essere anche un invito, qualcosa che non vi aspettate, ma che non dubiterete ad accettare, perché anche voi avete desiderio di chiarire questa cosa, avete capito che vi è sfuggita la situazione di mano. Vi ricordo però che vorrà prima sapere bene di che cosa esattamente le si è accusato e come questi dati sarebbero venuti in vostro possesso. Qua sarebbe una scorrettezza, soprattutto la diffusione di un segreto. Potrebbe essere appunto o un collega o un amico o un parente, meno ci vedo un partner, che è stato indirettamente accusato, no, quindi non perché voi l'abbiate visto o sentito, ma vi è stato riferito in modo molto vago. Il fatto che avrebbe ai tempi diffuso un'informazione che voi avevate dato soltanto a lui o a lei, qualcosa di confidenziale, magari anche di personale, quando voi invece vi aspettavate il più assoluto riservo. Allora,
Io non dico che chi vi ha riferito questa cosa se la sia sognata, però vi ha riferito la cosa dopo molti giri, dopo molti ricami, sicuramente qualcosina sarà sfuggito a questa persona, ma non tutto quello che è stato detto. Oltretutto, da quello che ho visto anche nelle energie precedenti, anche voi avete incalzato l'intermediario, ha chiesto anche questo, ha detto anche quest'altro, quindi un po' avete anche voi contribuito a allargare, no? A ingrandire, da briciolina di polvere è diventato un pallone di fieno. Ecco, quindi qui credo che in parte e non solo in parte abbiate esagerato un po', quindi avete ragione a pensare forse che il comportamento vostro sia stato un po' eccessivo. Questa persona approfitta per rompere il silenzio di un segnale che voi, anche magari non direttamente, ma sembrate lanciare, no? Magari un post che ricorda qualcosa vissuto insieme, magari un riferimento anche a una canzone o a un posto dove siete stati insieme, perché mica ci si va sempre solo con i partner, ci si va nei posti a divertirsi, a avere bei ricordi anche con gli amici, con i colleghi, con le persone di famiglia. Io qua vedo una cosa del genere, qui coglie la palla al balzo proprio per uscire da queste nuvole, riprendere una frequentazione chiara dove ci sia il recupero di quello che c'era una volta, quindi qui c'è proprio un intento poi di recuperare, e però prima vorrà sapere esattamente che cosa vi è stato riferito e se posso dirvi come andrà, beh, rimarrete abbastanza sorpresi nello scoprire che non era proprio tutto così. Quindi abbiamo anche un miglioramento di una situazione ormai passata che però vi farà bene. Forse non vi sentirete proprio molto a vostro agio dopo l'idea di esservi bevuta la prima versione dei fatti, quella in diretta, però andiamo. Ecco qua, esci dalla tua comfort zone. Lo fate un po' tutti e due, però questa persona lo fa per primo. Quindi qui, riassumendo, abbiamo qualcuno che non è che sia stato accusato ingiustamente, qualcosina ha fatto, ma si è montato su un polverone pazzesco che vi è stato riferito da un intermediario quando era al suo massimo grado di espansione. Soffrite entrambi in modi diversi, come abbiamo visto, per questa separazione. Questa persona però sente che o sa che le cose che vi sono state riferite non corrispondono al 100% alla realtà, anzi, una percentuale decisamente inferiore. Approfitta di una situazione per manifestarsi nuovamente senza preavviso nella vostra vita e direi più che darvi una spiegazione, prima pretenderla, riequilibrando anche questo vostro senso di disagio per il comportamento che un po' impulsivo che avete tenuto quando si è iniziata questa situazione di silenzio tra voi. Allora, è molto semplice, visto che stiamo vedendo questo interattivo, almeno lo sto facendo sotto le veste, dire che può approfittare per fare gli auguri, no? Se lo vogliamo contestualizzare come tempi, ci siamo. Altrimenti, se lo state vedendo fra un po', sapete che questi sono temporali, a seconda, cioè se il titolo non prevede una collocazione, qua potrebbe essere un'occasione in cui sa di trovarvi, oppure appunto un luogo social dove sa di trovarvi, quindi guardarvi, osservarvi magari attraverso i social e decidere che quel post, quella storia sono l'occasione buona per provare a rientrare in scena. Io credo che qua i tempi siano piuttosto rapidi, perché non abbiamo indicazioni di lentezza, no? Anzi, abbiamo delle carte che sono abbastanza rapide. Quelle un po' più lente, ce le siamo lasciate nel mazzo, secondo me, perché anche qui abbiamo comunque una carta come quadrifoglio che è veloce. È vero che la nave, però, insomma, parte da un quadrifoglio, quindi secondo me qui la caratteristica della nave consiste soprattutto nella potenza di questa trasformazione che è in atto, che desidera mettere in atto questa persona. Quindi, qui l'amore secondo me c'entra poco. Naturalmente, se avete vissuto tutta questa situazione non con un collega, non con un amico, non con un parente, ma con un partner, chiaramente ci sta. Però diciamo che
tutti gli indizi fanno capo a un altro tipo di rapporto. Naturalmente, se tutto aderisce, siete liberi voi di decidere a chi stia parlando, soprattutto di chi stia parlando. Ad ogni buon conto, questa è la storia e la cosa, secondo me, avverrà in tempi brevi, 2 o 3 giorni al massimo. Bene, allora per chi ha scelto la variante con le piatniche, direi che il video finisce qui. Come sempre, vi invito a mettere il like se vi è piaciuto, se pensate che vi sia stato utile, iscrivetevi al canale, like, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, io come sempre vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartone Antiche. Ciao! Bene, se avete scelto la variante col gufetto rosso, eccoci qui, anche qui vediamo chi è questo qualcuno che rompe il silenzio che si è creato tra voi. Andiamo a vedere soprattutto perché si è creato questo silenzio, cercheremo di capire di che tipo di situazione si tratta, anzi cerchiamo subito di capire da dove stiamo partendo e per vedere se si può applicare un po' a tutte le situazioni, a tutti i settori, o se invece è una stesa che parla esplicitamente di un silenzio tra colleghi, tra amanti, tra partner, tra parenti. Non sempre è così, a volte le stese mettono più che altro l'accento sulle emozioni. Però, allora, qui non è balzata fuori nessuna carta, quindi lo dico, la carta è una. Allora, cosa abbiamo qua? Amicizia profonda. Mamma mia. Pensieri dolci e sereni, tranquillità. Allora, però abbiamo anche un disaccordo, quindi qui si tratta di qualcuno che potrebbe essere collegato all'amore, quindi qualcuno per cui avete pensieri teneri, avete avuto pensieri teneri, dolci, amicizia profonda e tranquillità, quindi potrebbe tranquillamente essere così, con cui vi siete sempre sentiti a vostro agio, qualcuno con cui c'è questa benedetta connessione profonda, quindi perché no? Però per adesso diciamo che allarghiamo il campo alle possibilità, quindi mettiamo anche i sentimenti. Sicuramente, qualunque sia il tipo di rapporto che vi lega, la profondità di questa connessione insomma, vi farà soffrire per questo silenzio che c'è entrambi. Energia Yang. Oh, allora, questa energia Yang che può essere sia da tutte e due le parti questo desiderio di rimettere in sesto le cose, ma io la vedo soprattutto invece a monte, qui mi sa tanto dell'idea di due caratteri simili e per questo in sintonia, caratteri, anime comunque compatibili tra di loro sicuramente, ma anche con una natura talmente simile da generare spesso degli scontri, quindi qui secondo me è successo proprio un incontro-scontro tra due anime che adesso si sentono sole, né con te né senza di te. Non so se vi richiama qualcosa. Allora, andiamo a vedere le vostre energie in questa situazione. Taglio, trasformazione e giocoliere. Vi state proprio osservando da lontano e state proprio cercando di capire tutte e due come si fa a rimettere in piedi questa storia. Qua veramente il confine è molto labile tra me ne sto nel mio, così non creo altri problemi, ma non posso stare lontano, quindi mi butto, ma se mi butto creo problemi, alla fine. La solita sindrome dell'asino di Buridano. Vediamo di evitare questa cosa. Voi, totalità, paragone e rimandare, certo, e procrastinazione. Certo. Allora, potrebbe però muoversi lui o lei. Insomma, io farei di tutto per questa, per riprendere, farei qualunque cosa. Farei qualunque cosa, però potrebbe farlo anche lui. Quindi nel dubbio aspetto, perché insomma, non mi sembra giusto che sia sempre io a dover fare la prima mossa. Queste sono le vostre energie. Come mi riconosco. Allora, guarigione, irruzione e condivisione. Meno male, posso dire, che l'altra persona è più
decisa di voi. È più decisa perché ha capito che comunque non può stare senza di voi. Attenzione che non abbiamo ancora detto che si tratta di un legame sentimentale. Io ogni tanto farò la scritta luminosa che ogni tanto appare. Non è ancora detto, non è ancora detto. Perché messa così sembrerebbe proprio di parlare di due persone innamorate che si stanno cercando e che vogliono ristabilire il contatto. In realtà qua stiamo parlando di due anime che non sanno stare l'una senza l'altra. Quando sono insieme e spesso fanno fuoco e fiamme, voi siete adesso, c'è ovviamente questa separazione, però voi siete in attesa, rimandate una vostra possibile mossa in attesa che la faccia l'altro, l'altro invece è un pochino più spigliato, se vogliamo, e ha capito che se vuole star bene si vede da una svegliata. E meno male, perché sennò qua restiamo fermi. Vite anteriori, questo è un rapporto elettivo. Coscienza e sviluppo. Allora, non è che io non ami questa stesa perché non è complicata, perché a me piacciono anche le cose che non sono complicate. Diciamo che non è molto una sfida interpretare fino ad ora l'energia di questa stesa. Va benissimo, mi riposo, mi sono appena fatta pure l'influenza, ci sta bene. Sicuramente farà contenti molti di voi perché è talmente lineare, talmente esplicita che è impossibile fare confusione. A parte che sapete che i rapporti elettivi esistono anche non necessariamente tra partner sentimentali, ma possono ripetersi nei vari giri anche nei rapporti madre-figlio, padre-figlio, fratello e sorella, amici, colleghi, quello che è, sta di fatto che qui evidentemente è proprio il legame che è data da alcuni cicli e la situazione è proprio questa. Qui si è creato un contrasto, uno scontro che ha portato a una separazione, a un allontanamento, al silenzio. E si sta per ristabilire di nuovo questo contatto. Sempre tutto in questo giro, eh? Poi quello che è successo nelle vite precedenti sono molto affari vostri. Però qua è successo uno scontro. Adesso voi sareste dell'idea di aspettare e vedere come va, l'altra persona, posso dirlo, non ve la prendete, è molto più coraggiosa di voi, molto più determinata. Non c'è niente di male a non essere coraggiosi, magari lo siete in tante altre cose. Qui avete un po' paura di rompere le uova nel paniere, dire se non mi muovo magari non succede niente, chissà mai, qualcosa magari arriva dall'altra parte. Fortunatamente la risposta è sì, qualcosa sta per arrivare dall'altra parte, o perlomeno per adesso questa è la determinazione di questa persona, che ha capito molto bene che qui c'è poco da fare i furbetti, qua senza di voi non riesce a stare. Sottofondo musicale gentilmente fornito dall'influenza australiana, che vabbè, quando le cose devono andare tutte insieme, no? Anzi, meno male che è venuta dopo l'influenza. Vediamo. Dunque, che taglio, ragazzi, che taglio. Qualcosa a cui è stato impedito uno sviluppo armonico che riprende a nascere. Qualcosa. Ma sapete che secondo me qua allora, si tratta sicuramente a questo punto di qualcosa di sentimentale. Sapete che potrebbe non soltanto riferirsi a una relazione interrotta, ma a una relazione mai nata che adesso ha la possibilità di nascere? Come se aveste litigato mentre vi stavate conoscendo, mentre si stava puntando là. E adesso però che non è successo niente, che non c'è come un vuoto nelle vostre vite rispettive, adesso capite che forse invece sarebbe stato meglio insistere sia voi che l'altro. Naturalmente parliamo anche invece a chi ha interrotto una relazione già in corso, per carità. Beh, questa era la prima carta. Guarda qui. Rassegnatevi, qui non ci riuscite a stare l'uno senza l'altra, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Un po' vi disturba questa cosa, perché voi vorreste essere così determinati a dire ma sì, va bene, basta, non voglio più saperne, non voglio più sapere niente di te, chi se ne frega, sto bene anche da solo, però non è vero. E questa cosa non riuscite a spiegarvela, dite ma com'è sta roba? No? Io che sono magari sempre così indipendente, così determinata, così rispettosa dei miei spazi, che non permetto a nessuno di, e adesso mi abbatto in questo modo perché mi manca. Ma no, eppure è così. Sì.
Allora, noi non distraiamo, ci stiamo vedendo con questo qualcuno che interrompe un silenzio. Il matto, anche qui da zero, non ci posso credere. Non ci posso credere. Allora, sì che mischiarle le mischio, eh. Qui però siete voi. Allora, qui vi state facendo mille domande. L'altra persona, insisto, è più determinata. Vedo di più questo caos, anzi, mettiamone un'altra. E infatti, perché nonostante tutto qua, la situazione avanza, ma tra mille interrogativi, che come abbiamo visto sono di natura estremamente diversa tra voi e l'altro, molto, molto, molto diversa. Altro dicevo, qui mi devo muovere, come faccio? Troverò un motivo, troverò uno spunto, riuscirò il nostro eroe a rimettere in piedi quello che si stava costruendo, però lo fa. Voi invece siete lì che dite, ma perché non si muove? Ma cosa devo fare? Ma come faccio a farlo sbloccare? Come mai? Cioè, a tutti prima o poi capita nella vita di trovarsi in questa situazione, non vi preoccupate. Se ve lo dico io. Allora, chiediamo una mano a Loge. Veramente può essere successa questa discussione per dei motivi così futili che neanche voi sapete bene com'è che di colpo si è arrivati a questa rottura. Quindi state aspettando, aspettate, aspettate. Certo che c'era questa ricchezza in quest'unione, però siete cauti e abbiamo anche delle energie un po' autosabotanti dal vostro punto di vista. Con una paura di vivere un rapporto talmente forte da averne quasi il timore, quindi la paura di essere spiazzati. State procrastinando un po' per orgoglio, ma un po' anche perché avete percepito un sentimento molto forte, non volete esserne sopraffatti. L'altra persona pure, però, se ne fa una ragione. Potrebbe essere veramente un motivo futile, un ritardo. Un qualcosa di scritto che vi è sembrato ingiusto, oppure anche, non è detto, qualcosa di meno futile, aver scoperto qualche cosa su questa persona che ritenete che avrebbe dovuto dirvi senza che venisse scoperto, però sul totale conta poco. Vi siete scontrati proprio più per una questione di principio, d'altra parte l'abbiamo visto dall'inizio che avevamo l'energia Yang, quindi empatia. Vi state proprio sentendo, d'altra parte abbiamo visto la prima carta che è uscita del Tige de Normand, andiamocela a riprendere perché si è finita sotto le coltri, eccola qua. È proprio questa connessione, questo vostro sentimento profondo di gioia nello stare insieme, di completezza, di simbiosi con questa persona. Quindi simbiosi che però ogni tanto porta allo scontro di due poli uguali. Quindi adesso sentite proprio che vi manca un pezzo. Io insisto nel dire che quest'uomo, questa donna, sono più avanti di voi nella consapevolezza di quello che c'è sotto e quindi hanno già preso la determinazione di fare qualcosa per rimediare a questo silenzio, perché non vogliono stare male. Hanno capito in questo momento che devono recuperare quello che c'era. E confermo anche che potrebbe trattarsi per la maggior parte di rapporti mai partiti o al limite mai consolidati, magari una storiella durata poco che sembrava promettere fuoco e fiamme e poi c'è stato questo scontro e non è successo niente, oppure non è successo niente proprio, oppure
In alcuni casi può anche essere qualcosa di più lungo, però che è comunque venuto meno a delle aspettative molto più alte. Va bene, andiamo a vedere che cosa ci va bene, insomma, non è che va tanto bene, ma adesso andiamo a vedere che cosa ci arriva da qui. Voi siete incerti, eh? Vedete che voi continuate qua, continua proprio quello che è stato messo sul piatto dall'energia dello Osho Zen. Voi non sapete cosa fare, nel dubbio aspettate, perché non sapete scegliere, non ve la sentite. Uffa, oggi proprio, eh. E infatti qua bisogna chiarire. Ancora voi. Dunque, non c'è dubbio che qui stiamo parlando di una situazione che ha alle spalle una discussione. Vi aggiungo, come potrete immaginare, che qua la discussione l'avete iniziata voi. Non vuol dire che, siccome l'avete iniziata, non avreste mai dovuto. C'erano le premesse perché ci fosse qualche cosa che non vi è andato a genio e avete, diciamo, provocato questo screzio. Da qui la separazione, proprio ognuno ha preso la propria strada, o almeno così in apparenza sembrava. Meno male che ho cambiato mazzo. No, perché qui abbiamo l'energia di fondo, sempre questo bouquet che c'era per fortuna con un altro mazzo nella stesa precedente, se no potrebbe sembrare che non le mischi. E abbiamo comunque sempre le nuvole in partenza. Anche qui è una situazione che è diventata più grossa di quello che in realtà poteva essere e nessuno dei due al momento ha ben chiaro esattamente che cosa abbia provocato questo distanziamento così rigido. Le idee sono confuse, i ricordi sono confusi, si sa che si è litigato, si sa che è successo qualche cosa che non sarebbe dovuto succedere, però anche qua si brancola un po' nella nebbia. Allora, qui ci sono ancora cose da dire, quindi insisto anche qua nel sottolineare quanto possiamo essere davanti a situazioni non ancora partite, che per partire avrebbero avuto bisogno di maggiore dialogo che si è bloccato per questo litigio che abbiamo visto del resto anche nel taglio, no? Quindi che avete provocato. Ecco, quando dico che l'avete provocato, non vi sto dando del piantagrane, sto dicendo che avete manifestato apertamente il vostro disappunto per qualcosa che è successo e che per voi era evidentemente imperdonabile o per cui era improrogabile una discussione, discussione che poi insomma ha avuto gli esiti che ha avuto. Qui c'è proprio energia di rinnovare, di rigenerare, come per dire, tiriamo una riga e ricominciamo da capo. Quindi questa persona viene a parlare in sincerità con voi con l'intento, con questo bouquet, quindi ha lì da consegnarvi un invito, un messaggio, una proposta, una richiesta di vedervi. Sta arrivando questa comunicazione, ce l'ha in tasca. Esattamente, beh, se proprio per curiosità, se proprio non avete altro da fare, spero di sì, ma se no, andate a vedere anche solo un fotogramma della stesa precedente e abbiamo sotto il bouquet e di fianco partiamo dalle nuvole. Così, non tanto per capirci. Poi abbiamo un cane che esce dal mirroring con questi uccellini, quindi una persona che vuole venire e parlare in pace, in serenità e tirare fuori da entrambi tutte le cose che non sono uscite perché il litigio ha preso la mano della situazione, vuole parlare con tranquillità, soprattutto vi vuole chiedere di incontrarvi, quindi qui non è soltanto rompere il silenzio per dire ehi sono qua parliamo, ehi sono qua parliamo che ti voglio vedere. Una frequentazione che esce
dallo stato di nebbia, quindi una, se per caso qui uno dei punti di disaccordo fosse che la relazione non era ancora cominciata o vi dava fastidio che non ne parlasse con gli altri, o avete scoperto che la teneva nascosta, o magari una relazione clandestina, non capivate da che parte sareste andati, quindi davanti anche solo a una prima richiesta di spiegazione è arrivato il vuoto, voi avete detto allora niente, ecco qui c'è l'uscire allo scoperto, non che da clandestina diventate la coppia ufficiale, però si riesce a parlarne. Se c'erano dei tabù, e sono questi che vi hanno fatto perdere la pazienza, questi tabù vengono finalmente affrontati. In questo senso si esce allo scoperto. Nell'altro senso proprio è un invito a vedervi, a incontrarvi in assoluta pace, ma soprattutto sincerità. Vi faccio presente che abbiamo ancora qui la carta del cane, che abbiamo un riferimento all'albero, abbiamo tanti riferimenti proprio alla vostra connessione profonda, e questo cane ci rimanda all'energia di quel sette di cuori che ci dice che quando siete insieme, in pace, forse non adesso, non durante il litigio, siete complementari, sono quei rapporti dove non c'è bisogno di strafare, perché state bene anche zitti. Anzi, visto come sono andate le cose, se ricominciate, ma non parlate tantissimo, parlate il necessario, perché state bene anche zitti, e quando parlate litigate, magari ai primi tempi, insomma, ascoltate della buona musica insieme. No, ci sono tanti altri modi per comunicare, che non vi devo dire sicuramente io. Allora, quindi qui è un rompere il silenzio già con una proposta, qui è farsi, no? Farsi avanti, come dire, farsi muoversi, prendere la situazione in mano, dire io senza di te non ci sto. Non mi interessa se tu stai senza di me, cosa che non è assolutamente vera, però insomma. Non mi interessa se non stai senza di me, io senza di te non ci sto. Quindi qui abbiamo una persona assolutamente intraprendente, che non crediate che non si sia fatto dei problemi, quelli se li è fatti, gli scrupoli se li è fatti e come, ma che decide di venire a parlare in chiarezza, anche affrontando la, speriamo di no, la possibilità di un altro litigio. Qui è talmente forte il desiderio di ritornare in contatto, in connessione, che va, sfonda. E secondo me lo fa anche molto molto in fretta, ci ha pensato per un po', quindi potrebbe essere un silenzio che dura da un po', ma a mio parere, insomma, quando capitano carte proprio come questo bouquet, la diciamo la proposta o comunque l'iniziativa è abbastanza rapida. Come andrà dopo io non riesco a vederlo. Perché, cioè, potrei, ma da qui sarebbero delle supposizioni, già sono interattivi, quindi valgono in senso generale. Se poi faccio delle supposizioni su una cosa in generale, non mi corrisponde come tipo di lettura, forse farei 6.500 like in più, ma francamente da qua non si vede. Quello che vi posso dire però è che con una premessa così, visto che voi eravate anche un po' in attesa, anche un po' polemica, se vuole si muove, se no io insomma in realtà era FIFA, davanti a una mossa del genere io spero che a questo punto il vostro silenzio sia interrotto per sempre e che accogliate comunque questo è un atto di coraggio dettato dai sentimenti. Quindi, E qui ci rassicurano sul tempo le carte del Moonology dicendoci che sei molto vicino a raggiungere il tuo obiettivo. L'obiettivo, sia che parliamo con lui o con lei, sia che parliamo con voi, l'obiettivo qui, dichiarato o non dichiarato, è tornare a frequentarsi. Siamo molto vicini, ve lo dicevo io che qua vedevo dei tempi piuttosto rapidi, quindi non manca molto, anzi, secondo me manca pochissimo, qua questione di un paio di giorni. Vogliamo essere possibilisti, arriviamo fino alla settimana, vale la pena aspettare, assolutamente sì che vale la pena aspettare. Quindi guardate che qua il silenzio viene rotto in fretta, non da voi, però mi raccomando, siate accoglienti perché come dicevo questo è un atto di coraggio e ce ne sono talmente pochi di atti di coraggio così che quando ci sono è giusto dare loro valore e riconoscenza. Bene,
Allora, anche per voi, se avete scelto questo mazzo del gufetto rosso, la stesa è terminata. Le notizie sono buone, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche, mi raccomando, così saprete sempre quando metto su un video. Seguitemi anche su Instagram e come sempre io vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartoon Antique. Ciao!